Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, sono Mattia. Oggi parleremo di iPhone X, in particolare di ieri, che è stata la giornata mondiale dell'unboxing di iPhone X. Utenti da varie parti del mondo hanno, nella giornata di lancio di iPhone X, pubblicato sui loro canali Facebook e YouTube le recensioni e gli unboxing del nuovo iPhone. Ormai il web è pieno invasato di recensioni, foto, racconti del nuovo modello di iPhone che ha il compito, secondo Apple, di rivoluzionare il mercato degli smartphone per i prossimi 10 anni. Ieri sera ho realizzato un live vlog con l'unboxing in diretta dell'iPhone X versione bianca. Lo trovate in alto nella sezione schede. In quel video c'è anche il confronto con l'iPhone nero, Space Gray, e anche la configurazione del Face ID. Ora non mi resta, come anticipato, raccontarvi ciò che è accaduto ieri, come è andata la giornata di lancio. Io ero presente all'Apple Store dalle ore 5 e in questo vlog vi racconterò cosa è successo in quella mattinata movimentata e molto faticosa. Prima di partire vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi vlog e anche la recensione che realizzerò a breve proprio sul nuovo iPhone X. Alcuni di voi si staranno chiedendo perché cavolo hai fatto la coda dalle 5 di mattina, lo so, ho letto alcuni commenti delle foto che avevo postato ieri alla mattina presto presto e alcuni mi davano anche del pazzo. In parte avete ragione, in parte io l'ho fatto perché innanzitutto volevo realizzare un unboxing e una recensione in tempi brevi o addirittura proprio il giorno del lancio dell'iPhone X. Ci sono riuscito, infatti sono contentissimo per questa cosa e sono contentissimo anche di essere andato all'Apple Store e di aver fatto quell'esperienza completamente nuova e diversa da ciò che solitamente faccio durante le mie giornate. Pensate che in fase di preordine il 27 ottobre ero riuscito a bloccare l'iPhone per il 26 novembre. Fare un video di unboxing a fine novembre dell'iPhone X sarebbe stato praticamente senza senso, secondo me. Ed è questo il motivo che mi ha portato a decidere di fare la coda e alzarmi alle 4 di mattina. La giornata è iniziata molto prima del solito per me. Alle 5 ero già praticamente nei parcheggi del centro commerciale Carosello e dopo essere sceso dalla macchina, in quel momento ho avuto una strana sensazione, un pochino di timore perché non sapevo cosa aspettarmi, non avevo ancora la certezza di avere l'iPhone X, non ce l'ho avuta mai praticamente fino al momento della prenotazione, dopo vi dirò. Però in quel momento, oltre a questa sensazione, quindi di perdita di tempo, avevo anche paura di trovare centinaia e centinaia di persone lì davanti alle porte del carosello. Invece così non è stato perché grazie ad iSpazio, che ringrazio nuovamente, le code sono state gestite molto bene, ci è stato assegnato un numero e ogni numero poi corrispondeva a una persona. Loro avevano tutto scritto sul raccoglitore e grazie a questa organizzazione la coda è stata gestita in modo eccezionale e anche l'ingresso nel centro commerciale è stato ordinato e soprattutto non ci sono stati imbucati che hanno prevaricato altre persone. Il centro commerciale ha aperto le porte alle 7 e un quarto, molto prima del previsto, proprio per facilitare l'ingresso delle persone e soprattutto anche per permetterci di stare in un ambiente un pochino più caldo e accogliente. Ci hanno poi raggruppato in un'unica fila più o meno omogenea. Dalle 7 alle 7 e mezza è stata servita la colazione, caffè e brioche, e dalle 7 e mezza in poi hanno iniziato le prime persone, quelle che erano lì dall'alba dei giorni prima, a prenotare e quindi a riservare l'iPhone X per il ritiro poi in loco. Pensate che ci è voluto molto più tempo a prenotare l'iPhone X per il ritiro che invece a ritirarlo. C'era tantissima gente e purtroppo ci sono volute per me 6 ore per poter avere l'iPhone X. Fino al momento della prenotazione, tutte le persone che erano in coda non sapevano se avrebbero acquistato l'iPhone X o meno. Ancora non si sapeva nulla della disponibilità. La disponibilità veniva gestita nel momento proprio della prenotazione. Infatti, quando è arrivato il mio turno, la versione da 256 giga bianca era finita e quella nera stava per esaurirsi. Mentre eravamo in coda, ancora in attesa di prenotare, un ragazzo, uno dei primi che è riuscito ad acquistare l'iPhone X, ci ha fatto l'unboxing perché gliel'avevamo richiesta a gran voce lì davanti a noi e lui aveva acquistato la versione bianca e insieme ai vicini di coda, con i quali poi quattro parole avevamo scambiato, eravamo a quel punto indecisi se acquistarlo nero o bianco, però alla fine quasi tutti l'hanno preso nero. Il ragazzo è stato molto gentile, quindi qualora dovesse rivedere questo video lo ringrazio perché è stato praticamente
colui che ci ha tenuto vivi in quelle ore. È merito suo se siamo riusciti a vedere l'iPhone X ancora prima di riceverlo. Mi ricordo ancora, mancavano tre persone davanti a me e nel momento in cui è arrivato il mio turno e io avevo praticamente la corda, la striscia che divideva i due gruppi, era proprio qua, sulla mia pancia, ero lì proprio pronto per andare e lo specialista a quel punto mi ha detto: guarda, torno tra 5 minuti, non ti preoccupare che l'iPhone X c'è per te. E quindi lì, vabbè, è un pochino di ansia, sai, metti uno, arriva, finisce l'errore dell'app, che ne so, qualsiasi cosa. Comunque, dopo 5 minuti realmente è tornato e ha preso poi la prenotazione. A quel punto le persone avevano due possibilità: o rimanere in coda, quindi andare nel primo gruppo, oppure tornare nell'orario indicato in fase di prenotazione. Alla fine la maggior parte delle persone sono rimaste lì e si sono messe in coda e pensate che è stata lunghissima l'attesa. Io ho prenotato l'iPhone X all'incirca alle 9:30 e sono riuscito a ritirarlo solo alle 11:30. Alle 11:45 mi ricordo sono uscito dall'Apple Store e vi assicuro che è stato un momento di liberazione incredibile, perché dopo tutte quelle ore in attesa non ne potevo praticamente più. Il personale dell'Apple Store ci ha messo tantissimo a consegnare gli iPhone X perché purtroppo c'erano pochi addetti al pagamento e alla consegna del nuovo iPhone. Infatti c'erano, pensate, solo 4 persone che dovevano allo stesso tempo gestire tutte le prenotazioni, quelle fatte online, che avevano la precedenza, e tra una prenotazione e l'altra, se il sistema lo consentiva, servivano le persone che erano in coda dall'alba o dai giorni prima. Alle 11:30 è arrivato il mio turno e finalmente sono riuscito a mettere le mani sull'iPhone X. Da 12, allora proseguiamo di qua. Mattia, piacere. Massimo, piacere, dimmi tutto. Allora, io ho prenotato adesso due. Vi lascio adesso al video con l'unboxing della versione nera e anche alla configurazione del Face ID.